Latino. Questa sera siamo qui al Malecon, via Tuscolana 1261, e tra poco, finalmente, per la prima volta, che poi è la terza in assoluto, ma per la prima volta, la Mambo Puente Orchestra. La Mambo Puente Latino Orchestra ci farà ballare, vero Elvio? Assolutamente, siamo qua, siamo pronti, siamo caldi per affrontare questa bellissima serata in questo bellissimo locale, in compagnia della Mambo Puente ovviamente e di Carlos Paz, la fantastica voce di Carlos Paz. Carlos, io non nascondo che nonostante la mia eterosessualità, se fossi una donna impazzirei per la tua voce, che è un po' tra San Tito Colon e Tito Rodriguez. Da quanti anni canti? Non direi proprio, perché loro erano dei grandi cantanti, però io cerco di mettere qualcosa di mio e lo faccio con il cuore, quindi stasera penso che ci godremo un bel concerto con la Mambo Puente Latino Orchestra. Quanti anni sono che canti? Io ho cominciato cantando da piccolino, poi ovviamente sì, da molto piccolo, e posso dire che da più di 30 anni sempre. Bene, perché diciamo ballare qui a Roma la musica dal vivo è quest'anno un pochino più semplice rispetto agli anni passati, però ecco, l'idea di riuscire a ballare in un locale così bello con una band così folta, perché quanti elementi ha questa orchestra, Elvio? Questa orchestra ha 21 elementi. Una fatica? Abbastanza, organizzare prove, organizzare le serate, organizzare gli impegni di tutti non è facile, ma sono tutti musicisti comunque di alta levatura, appassionati, fortunatamente appassionati di questa musica, quindi è tutto molto più facile. Diciamo, perché ci divertiamo anche alle prove, non è solo una cosa andiamo a fare le prove, no, è bello divertirsi insieme, trovare delle soluzioni anche insieme, no? Io scrivo, sì, però poi ascolto anche il parere degli altri, quindi mi faccio anche consigliare per certe cose, no? E c'è un rapporto di amicizia, di stima che ci lega in questo progetto. Bene, è sempre bello vedere una band che si esibisce, soprattutto appunto quando lavora in concerto, ma non solo in concerto musicale, in concerto anche come un gruppo, no? Come una comunità, un insieme di persone che questa sera vorranno far ballare il pubblico, perché sicuramente Rancancan ce la fate questa sera. Mambo Gozon? Assolutamente, abbiamo un repertorio assolutamente ballabile, anche se io proporrò TP Special, che poi chiamato anche Mambo in Jazz, che è un Latin Jazz molto ballabile, molto, molto bello, e fa parte, se non vado errato, di Dance Mania che fece Tito Puente nel 57, se non vado errato, ed è un brano sì jazzistico ma anche molto ballabile, e questa è Tito Puente, questo voleva far ballare la gente, renderla felice attraverso la sua musica. Bene. Sai che ti dico io, anzi che dico a tutti gli amici di Salpicon Latino? Dico che non vedo l'ora di vedere questi 21 artisti sul palco, perché ho voglia di ballare. Allora diamo un saluto. Manca poco. Manca mezz'ora, è come quando a Capodanno si aspetta la mezzanotte. Oggi qua aspettiamo la band. E ancora un saluto agli amici di Salpicon Latino. E ci vediamo al prossimo concerto dal vivo. Ciao! Ciao!
Avanichito! Allora, come adesso, carissimo!